Bella e spettacolare, ricca di colpi di scena la partita. L'inizio, e lo abbiamo visto, bianco-verde, ma la Roma replica sempre colpo su colpo e proprio da un pericolo scampato nasce il primo gol. Lo realizza Roberto Pruzzo, firmando la sua 100ª rete in Serie A. Nella ripresa l'Avellino si sbilancia di più in avanti, ma è la Roma a passare al sesto ancora. Mentre i più si distraggono a seguire la sostituzione di Bertoneri per Osti, Chierico invita Cereso al gol e il sudamericano, per la verità, non si fa pregare due volte. Sembra fatta, l'entusiasmo spinge ancora in avanti la Roma, che al quarto d'ora non va in gol per una duplice prodezza di Paradisi sullo scatenato Sereto. È l'ultima azione degli ospiti, l'ultima azione giallorossa, da questo momento comincia il carosello biancoverde, un pressing straordinario che si concretizza la prima volta in gol al 18esimo. In azione la coppia Barbadias. La conclusione di Ramon Diaz al suo terzo gol contro la Roma, questioni personali forse. L'argentino sa esaltarsi in certi momenti e costringe Tancredi ad un lavoraccio. Il portiere romanista para però tutto, tranne, e come poteva, questa bordata a tempo praticamente scaduto di Tagliaferri, che conquista per la sua squadra il punto più importante del campionato.